Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Maria Laura Bidorini, siamo oggi in compagnia di Stefano Masciarelli che ha recitato in questo favolosissimo musical Hairspray, divertimento extra large, una storia che è già stata raccontata al cinema, 2 anni che ha il pienone assoluto sempre, un musical che così apparentemente, parlando di musical, uno pensa che sia una cosa così leggera, un po' stupidella e non lo è No. niente affatto. Per cui vorrei che Stefano ci raccontasse questo suo ruolo. Intanto fa la mamma oversize di una figlia oversize, con tutti i problemi inerenti a questa immagine, forse stereotipata, che la donna deve essere sempre bella, alta, magra e bionda, e loro sono invece tutt'altro, ma il successo arride a chi osa. Infatti, sì. Salve a tutti, beh, praticamente hai detto quasi tutto tu, nel senso che gli ingredienti di questo successo sono l'amore, l'integrazione, lo stare bene insieme tutti, senza problemi architettonici, e vince il successo, nel successo vince chi ha qualche chilo in più, perché non si punta all'essere ma al benessere, nel senso con chi si sta bene insieme è molto bello trascorrere la vita e non con la persona che punta all'essere, cioè a guardarsi continuamente allo specchio perché si sente più bella dell'altra o viceversa. Insomma, c'è un discorso che ormai si è un po' perso, ci sono dei valori che si sono un po' persi perché oggi, come dicevi te, lo stereotipo è anche in virtù di quello che vediamo in televisione. E sui cartelloni pubblicitari lo stereotipo è il figo o la bellissima ragazza tutta tarugata e sembra quasi che tutti gli altri che comunque rientrano nella normalità a parte qualche chilo di troppo, naturalmente qui è esasperata la situazione perché grasso è bello e il titolo bisognava assolutamente affidarci ai chili veramente in più, cioè all'obesità. Comunque c'è questo discorso, c'è questa rivincita addirittura sull'amore, su una storia d'amore che una ragazza in sovrappeso possa innamorarsi e far innamorare un bellissimo ragazzo che era nel frattempo fidanzato con un'altra bellissima ragazza, Con la reginetta. con la reginetta. E quindi ecco questa storia, questi valori qui sono molto accesi e poi c'è questa ventata di musica degli anni 60 che a me ogni volta che li canto mi danno una grande nostalgia perché penso sempre che si stava molto meglio prima. Io sono del 58, negli anni 60 avevo, nel fine del 60 avevo 12 anni, però ricordo che c'era proprio una sorta di benessere che non c'è oggi. E quindi il successo per quanto riguarda un pubblico adulto viene anche dettato da questi valori persi e a questa inconscia voglia di ritornare forse a come eravamo, no? Il fatto di ambientarlo negli anni 60 Sì. è anche probabilmente il modo di ambientare non solo i costumi, la musica, bellissima tra l'altro, perché anche la Super. musica non è per niente la musica della canzonetta. No, no. Devo dire, riarrangiata con una grande sapienza dal maestro Friello, un nostro maestro col quale abbiamo fatto già quattro musical. Molto bravo. Infatti, il musical tira sempre. Il musico tira sempre perché, ecco, come dicevi tu, può dare l'impressione di essere una storia così scanzonata, senza nulla a pretendere, mentre invece ci sono dei lavori dove all'interno, si possono trovare dei messaggi con dei valori. Per esempio, questo è uno spettacolo che io dico sempre che è adattissimo per i giovani, per le scuole. Potrebbe dare molto. Infatti, proprio questo discorso sull'integrazione, bianchi e neri, era il periodo, d'altronde in America così era, per Sì. cui quello che scorre dietro nelle immagini televisive, che però sono immagini reali di Luther King, Martin di Luther King. Sì. tutti i Martin personaggi di colore, Cohen. cioè Certo. persone di colore che hanno avuto un successo, ma era difficilissimo. Per cui questo discorso che non è soltanto primeggiare nel ballo, ma è Certo. anche cercare di utilizzare una fama per l'integrazione, dunque altro che. E beh, quello che ripeto, che riscontriamo da 2 anni a questa parte, e il pubblico più attento è stracontento, insomma, di aver visto alla fine un lavoro del genere, perché ci sono tantissimi lavori che vanno in giro, tantissimi musical,
che sono sempre tratti da grandissimi film che hanno avuto un eco pazzesco, mentre invece Hairspray non ha avuto in Italia un successo clamoroso come tra l'altro lo ha avuto nel resto del mondo. Io sono andato a vederlo prima di accettare, lo sono andato a vedere a Londra. E io ti posso assicurare che a Londra ci sono delle scene di delirio. Tu oggi hai visto, insomma, un successo, un ottimo successo. A Londra proprio, cioè, al di là della tradizione teatrale e di musical, ci sono delle ovazioni continue, la gente non va via perché vuole risentire l'ultimo pezzo, il pezzo più famoso, quindi si rifanno i bis con le persone che stanno tutti in piedi, che ballano, è una roba veramente molto 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 bella. E l'unico rammarico è che questo film appunto in Italia è uscito tra virgolette in sordina prima dei grandi eventi dei cinema panettoni, dei film panettoni e di tutto quel resto. Quindi non ha avuto un traino giusto. È stato visto ma non come avrebbe dovuto.